L'arrivo della next gen è effettivamente un evento videoludico di enorme rilevanza e non si fa altro che parlare di PS5, Xbox Series X, quello che ci sarà, come saranno queste console, che giochi potremo giocare al lancio, anche un pochettino di controversie sulla disponibilità di modelli di PlayStation, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, ma per esempio in America scarseggiano anche le Xbox e insomma, la discussione videoludica è abbastanza polarizzata, ma c'è effettivamente un qualcosa che ci siamo un po' dimenticati ultimamente, ovvero un qualcos'altro che è ben saldo nel mondo videoludico e che anzi, a quanto pare, sta continuando a vendere tantissimo, ovvero Nintendo con la sua Nintendo Switch, che rispetto alle console di nuova generazione è un non niente, parola non esistente in italiano, ma è un tablet nei confronti di un computer, quali sono le nuove console, praticamente direi in tutto e per tutto. Quindi ragazzi, ci sono anche delle news a riguardo e secondo me è uno spaccato interessante, vale la pena parlarne. Nella fattispecie, Nintendo Switch è la console più venduta in USA per il 22esimo mese consecutivo ed è un record assoluto. E ok, eccolo qui, sì, per il 22esimo mese consecutivo è risultata essere la console più venduta negli USA. In sostanza è prima fin dal dicembre del 2018, il mese che ha visto il debutto di Super Smash Bros. Ultimate, la richiesta dell'ibrida da parte dei videogiocatori non ha mai subito cali, a differenza di quella nei confronti di PlayStation 4 e Xbox One, ormai a fine ciclo vitale. Attenzione, pur non condividendo dati precisi, Matt Piscatella ha spiegato che Nintendo Switch sta vendendo a livelli mai visti prima negli Stati Uniti. Si parla di un più 15% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, nonostante il calo delle vendite di PS4 e Xbox One. E Nintendo Switch ha battuto il precedente record di Xbox 360, che ha occupato la prima posizione per 21 mesi di fila, dall'agosto del 2011 all'aprile del 2013. Ora, come possiamo leggere questa cosa, ragazzi? Perché è effettivamente interessante. Secondo me le letture sono due, ovvero Nintendo Switch è una piattaforma, appunto, di Nintendo. Nintendo è sempre stata abbastanza esclusivista, anche se la Switch è di gran lunga la console più aperta che Nintendo abbia mai fatto. Continuano a uscire su Switch anche dei titoli che sono stati sviluppati originariamente per tutt'altra console. Ok? Il che vuol dire che sta diventando non proprio un sostituto, però una reale alternativa, una reale possibilità di acquisto per chi sta acquistando una console. Ok? E prima non era così, la gara era praticamente soltanto tra PS4 e Xbox One se volevi giocare dei determinati giochi. Alcuni di questi determinati giochi però da un po' di tempo a questa parte li puoi trovare anche su Switch, cosa che per Nintendo è stata quasi mai vera se non in certi casi particolari. La Wii aveva un po' di titoli di terze parti, se vogliamo, ci sono anche dei riadattamenti per le console portatili, ma sostanzialmente è poca roba, ragazzi, ok? Quindi Nintendo Switch si sta affermando tantissimo, sta vendendo tantissimo e Nintendo sta guadagnando una quantità di soldi spropositata da questa console. E onestamente, io stesso devo dire che ritengo la Switch una console veramente tanto 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 valida. Io la presi solo ed esclusivamente perché mi rodeva non poter giocare alle esclusive Nintendo che volevo assolutamente provare, però devo dire che col passare del tempo mi sono quasi affezionato a questa console. Non la uso più di tanto perché ho il PC e anche le altre console, però insomma ci gioco molto volentieri e molti dei titoli a cui ho giocato sulla Switch, beh, porca miseria, la qualità di Nintendo è sicuramente molto 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 alta, ragazzi. Quindi questa è una delle cose che si può dire. La Switch continua a essere una console estremamente richiesta perché è proprio valida. E vi ho detto che io stesso mi sono sorpreso a riconoscerne così tanto il valore, quando all'inizio l'avevo presa solo per colmare una lacuna, se vogliamo. C'è un'altra lettura possibile, che è quella di dire: ma guardate, siamo a ciclo vitale finito di PS4 e Xbox One, è normale che in un momento in cui ci sono degli acquisti che è possibile fare, la Nintendo Switch non è assolutamente a fine ciclo vitale, quindi uno se la compra, magari trova un buon prezzo o cose del genere, magari uno potrebbe pensare, ok,
ovviamente nessuno sta comprando più PS4 e Xbox One, e quindi è normale che nei confronti degli altri Switch risulti super alta nelle vendite. Certo che si sta parlando degli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti può valere questa cosa. E io vi dico, anche questa lettura secondo me non è sbagliato, se non altro non è priva di fondamento, perché se mentre per Sony e Microsoft siamo appunto a fine ciclo vitale, quindi c'è proprio questo passaggio di generazione, tutti stanno aspettando di prendere le nuove console, per Nintendo questa cosa non vale. Ci sono dei rumor riguardo a una Switch Pro, ma si tratterà sostanzialmente della stessa piattaforma, un pochettino potenziata, e oltretutto lo spero veramente, non vedo l'ora, perché la prenderei di brutto. Quindi questa è sicuramente una cosa fondata, però devo dirvi, un pochettino di differenza la fa l'esistenza del precedente record detenuto da Xbox 360, mai battuto da nessun altro se non da Switch negli Stati Uniti, che sono notoriamente un posto in cui le Xbox si vendono alla stragrande. Ok? Anche PlayStation va bene. Nintendo invece ha sempre un pochettino arrancato in quella parte del mondo occidentale, ok? E quindi secondo me è rilevante questo dato, più che gli altri. Secondo me è davvero rilevante il fatto degli Stati Uniti e del confronto con il record di 360. Ovviamente bisogna fare però una postilla finale. Il mondo del gaming è estremamente aumentato rispetto al periodo storico che va dal 2011 al 2013, che è il momento, cioè l'arco temporale in cui c'è stato questo record di vendite di Xbox 360. Quindi è lecito pensare che all'aumentare del mondo videoludico aumentino anche i numeri. Quindi se metti a confronto una cosa che c'è stata in passato negli Stati Uniti, la vendita di una console nello specifico, se la confronti con i dati di oggi, ovviamente con un mercato videoludico molto più grande, per forza i dati più recenti saranno più alti. Anche questo potrebbe essere vero, ma io considero comunque molto rilevante questo dato per il semplice fatto delle quote di mercato che Nintendo ha preso con la vendita della sua Switch, che sono senza precedenti negli Stati Uniti. E questo, tra tutti, è secondo me ancora una volta il dato più importante, cioè il confronto con Xbox 360, che anche se magari un pochettino falsato dai tanti anni di differenza, è comunque secondo me rilevante, perché è la quota di mercato che Nintendo detiene negli Stati Uniti che dimostra che effettivamente sta riuscendo a fare un buon lavoro, davvero tanto, al di fuori del Giappone con la propria console. Secondo me questa è la lettura più giusta, però secondo me anche spingersi da una parte o all'altra non è del tutto sbagliato. Vedremo adesso con l'uscita delle nuove console di Sony e di Microsoft come andranno le vendite di Nintendo Switch. Lì secondo me avremo proprio la cartina di tornasole, e se le vendite di Switch non caleranno poi così tanto come uno potrebbe aspettarsi, e allora siamo di fronte a una console che ha senza alcun dubbio un enorme successo anche in ambiti che sono stati sempre un pochettino più ostici per Nintendo, se vogliamo. Questo era tutto per oggi, ragazzi, e fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti. Avete una Switch? Vi interessa il mondo Nintendo? Oppure rimanete ancorati al binomio Sony-Microsoft? E mi piacerebbe sapere la vostra opinione e la vostra esperienza, e se volete parlarne in live, noi ci vediamo su Twitch proprio per questo tipo di appuntamento lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 per il Game Talk e News, in cui prendiamo in esame un po' di novità dal mondo videoludico, le commentiamo insieme, ma parliamo anche di tante cose diverse direttamente in live. D'accordo, ragazzi? Quindi direi che è tutto per questo video, grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto!